Una vittoria al Cardio Palma. Tra le mura amiche l'Athletic ha piegato la resistenza del Miramare col punteggio di 3-2, riuscendoci però solo al 95esimo, con un colpo di testa di Bartolini. Buona la prova dalla compagine allenata da mister Nicolini, anche se dovrà riflettere sui motivi che hanno impedito alla sua truppa di chiudere prima il match. La gara. Il primo tiro della gara lo scaglia già al primo minuto il Miramare, al termine di un'articolata azione che termina tra i guanti di Sebastiani. Sul ribaltamento di fronte, l'Athletic segna con Cabori, ma Tajibayev si trovava in fuorigioco al momento di servire l'assist. Al terzo, pungente iniziativa di Manfroni, che tenta una conclusione respinta da Gentili, ma nei pressi dell'area di rigore non c'è nessun atleta arancio-azzurro. Al sesto, i padroni di casa passano in vantaggio, grazie ad un tiro rasoterra di Tajibayev, che trafigge Gentili. Al nono, lunga rimessa laterale di Guiducci, che trova Manfroni in area. Il centravanti romagnolo stoppa la palla, la difende e girandosi tenta un tiro che termina alto. Al quarto d'ora il Miramare pareggia. Un lungo rinvio trova Marchionna, atterrato in area da Campanelli. Per l'arbitro è rigore e lo stesso Marchionna non sbaglia. 1-1. Al 22esimo rimessa laterale di Ciriaco, con la palla spazzata di testa da Campanelli. Andrea Gamberini prova la conclusione da fuori, ma si coordina male. Subito dopo calcio di punizione per il Poggio, con Casadei a sfoggiare un gran tiro che però è scialato. Al 25esimo punizione per il Miramare. Si incarica dalla battuta Marchionna, che disegna una traiettoria deviata dalla barriera. Al 32esimo Succi commette fallo sulla tre quarti. Sulla palla si presenta Alessandro Gamberini, che calcia alto. Due minuti più tardi, Ciriaco manda a terra Tajibayev sulla sinistra, rimediando un'ammonizione. La punizione la batte lo stesso Tajibayev, che prova a sorprendere Gentili, attento a deviare in angolo. Al 39esimo Tajibayev è lesto a raccogliere la palla in mezzo al campo. Avanza qualche metro e cerca una conclusione potente deviata dall'estremo difensore. Al 43esimo un ispirato Tajibayev compie una magia di tacco per servire Manfroni. La palla poi torna tra i piedi del fantasista di origini ucraine che serve Casadei. Il veterano arancio-azzurro scaglia un tiro potente sul quale Gentili si supera. Al 47esimo i padroni di casa ripartono in contropiede. Succi imbecca Manfroni che, lanciato in solitaria verso la porta, viene steso da Marcattili. L'arbitro mostra il cartellino rosso al difensore del Miramare e sulla conseguente punizione Tajibayev non trova lo specchio dalla porta. Si va a riposo sull'1-1. Al terzo minuto della ripresa, altro gol annullato all'Athletic per fuorigioco, questa volta siglato da Manfroni. Al quinto Cabori conquista un calcio di punizione da buona posizione, coi riminesi a deviare in angolo. Dalla bandierina Tajibayev trova la testa di Pracucci che prende bene il tempo agli avversari, sale sui trampoli e gonfia la rete. 2-1. Al 37esimo, un po' a sorpresa, il Miramare pareggia con Andrea Gamberini, lesto a depositare in rete una palla finita sul palo. 2-2. La gara sembra scorrere liscia verso un finale privo di emozioni, ma al 50esimo l'Athletic la spunta. Tajibayev conquista un calcio di punizione da posizione defilata. La punizione stessa la calcia sempre lui e Bartolini incorna la palla che finisce in rete. Non c'è più tempo, termina 3-2 per gli arancio-azzurri.